Non capita tutti i giorni che persone che hanno posizioni estremamente differenti per formazione, per credo e anche per approccio scientifico decidano di confrontarsi, di mettersi a confronto. Invece questa cosa oggi succede ed è per noi un grande motivo di orgoglio ospitare la dottoressa Chiara Manzi, che chiaramente ringrazio per la presenza, che si confronterà senza mediazioni con Adriano Panzironi. Sarà un incontro franco, sarà un incontro su diciamo temi scientifici assolutamente pertinenti, e finalmente ci si potrà trovare i punti d'accordo o eventualmente anche quelli diciamo in disaccordo. Cominciamo però con questo breve video che ci racconta brevemente chi è la dottoressa Chiara Manzi. Chiara Manzi è il massimo esperto in Europa in culinary nutrition, una innovazione straordinaria che unisce la scienza della nutrizione applicata alla buona e sana cucina tradizionale italiana. Specializzata in nutrizione anti-aging alla prestigiosa Tufts University di Boston, Chiara Manzi ha ideato una nuova cultura culinaria che trasforma i piatti più golosi della nostra tradizione italiana in elisir di lunga vita e segna una nuova era nel mondo della cucina e della nutrizione. Ospite fissa in tutti i programmi televisivi in cui si approfondisce il tema della corretta alimentazione, Chiara Manzi dimostra con assoluta chiarezza e trasparenza come nella cucina Evolution il suo tiramisù fatto con uova e mascarpone ha meno zucchero e più fibra di una mela, così come la carbonara anti-aging fatta con guanciale pecorino ha meno calorie e più fibre di 100 g di riso in bianco. Cucina Evolution ha la particolarità di applicarsi non a piatti dietetici, a piatti diversi, ma alla lasagna, alla carbonara, al tiramisù, alla pizza, al fritto. Allora, dottoressa Manzi, cominciamo con le cose che magari vi accomunano. Allora, lei dice che alla lunga le diete, insomma, non funzionano, nel senso che le persone si stancano, sono provate dalla dieta. È così, anche del resto il suo ultimo libro si chiama In forma senza dieta. Che effetto succede nelle persone con la dieta? Io ho avuto la fortuna di studiare all'estero, perché in Italia c'è molto l'approccio che le persone devono incastrarsi tutte quante insieme dentro una corretta alimentazione, dentro una dieta. Mentre in Spagna, dove ho studiato, mi hanno insegnato a mettere la persona al centro, quindi con i suoi gusti, con le sue tradizioni, con ciò che la rende felice. Quindi la dieta mi hanno insegnato a cucirla su misura sulle persone. E quando studiavo all'università ho scoperto di avere il colesterolo molto alto a causa proprio di tutti in famiglia ce l'abbiamo altro, l'ho scoperto anche studiando perché nessuno si preoccupava in famiglia di questo problema e ho detto sono io la mia prima paziente, finalmente quando uno studia ha voglia, anche Adriano si è cimentato giovanissimo a fare giornalista, io volevo cimentarmi a fare la nutrizionista e quindi mi sono messa a dieta con la dieta mediterranea, quindi il colesterolo scendeva, però mi mancava la lasagna, mi mancava la carbonara, mi mancavano i dolci, mi mancava la pizza. E quindi succedeva che io sulla mia stessa pelle sentivo quanto queste diete fossero un vero e proprio strazio. Fino a quando, poi dopo parecchi anni, lavoravo proprio qui vicino all'ospedale Sandro Pertini di Roma nella diabetologia, venne da me una diabetica, perché mi occupavo proprio di diabete, e mi disse, quasi piangendo, dottoressa, non mi tolga la lasagna. Mi dica lei come devo cucinarla, ma non mi tolga la lasagna. E allora questa cosa mi fece pensare, ma forse possiamo uscire dallo schema, la lasagna no, e invece il pollo ai ferri sì, e forse possiamo modificare il modo di cucinare i cibi in modo da farli aderire alla dieta mediterranea e quindi farli diventare salutari. E da quel momento ho deciso, io da oggi dedicherò la mia vita a realizzare un sogno, il sogno di stare in forma, vivere a lungo, dimagrire se ne ho bisogno, tenere a bada la glicemia, il colesterolo, senza rinunciare ai piatti più golosi della tradizione italiana. Adriano Panzironi. Allora, certamente la dottoressa ha compreso che è impossibile che un essere umano possa
procrastinare una dieta per un certo numero di mesi, se non di anni, addirittura impossibile, no? Perché le ricerche scientifiche ci dicono che si dimagrisce con la dieta, ma poi si riprendono i chili che uno ha perso nel momento in cui smette di fare quella dieta. Per questo il concetto dell'AI 120 è dello stile di vita e non della dieta, no? Però il problema qual è? Che questa medicina dogmatica basa tutto sulle diete. Cioè noi abbiamo ancora oggi diabetologi che fanno un'alimentazione sbagliata per i diabetici, abbiamo ancora nutrizionisti, suoi colleghi, che continuano a lavorare sulla dieta andando a ridurre le porzioni, no? Come dire, se ingrassi con 1000 calorie te ne do 800, così non ingrassi, ma così non è, perché il cibo ha un'azione metabolica diversa indipendentemente dalla quantità, no? Se io introduco uno zucchero è diverso se introduco un grasso, quindi la mia azione metabolica sarà totalmente differente indipendentemente dalla quantità di nutriente che inserisco nell'alimentazione. Quindi semmai la domanda che ha messo oggi è spontanea: visto questa apertura che ha avuto la dottoressa Manzi, che cosa pensa dei colleghi che invece continuano ciecamente a consigliare e a portare i loro pazienti verso una dieta che sarà sicuramente un fallimento? Ma sicuramente quello che dobbiamo fare è pensare alla longevità, perché sia lei, Adriano, che io ci occupiamo di nutrizione anti-aging, di longevità. E innanzitutto quindi dobbiamo prendere come esempio chi ci è arrivato oltre quei 100 anni, come si è alimentato, qual è lo stile di vita Life 120, cioè quello che davvero mi porta a 120 anni, perché lei saprà meglio di me che ci sono nel mondo 5 zone che sono chiamate le Blue Zones, dove ci sono gli ultracentenari, e sono 5 zone che sono iper studiate, no? E in tutte queste 5 zone il contenuto di carboidrati della dieta è superiore al 50%, quindi non esiste al mondo un centenario che abbia eliminato i carboidrati e che abbia vissuto in salute oltre 100 anni. E quindi noi dobbiamo partire da lì, perché al di là di tanti paroloni, studi, ricerche, eccetera, poi la ricerca più vera è proprio quella. Io quando sono andata alla Taft University di Boston a specializzarmi in nutrizione anti-aging, è quello che abbiamo studiato. Noi possiamo fare tutte le teorie del mondo, però dobbiamo attenerci a quello che davvero funziona, no? Quindi innanzitutto dobbiamo partire da quello, cioè l'alimentazione dei centenari, cosa mangiano. I centenari in tutte queste 5 zone, che una è in America, l'altra in Sud America del Nord, California, l'altra in Costa Rica, l'altra Okinawa, quindi in Giappone, un'altra in Grecia, l'altra anche in Italia, in Sardegna, ad Ogliastra, sono parti diversissime del mondo, però ci sono delle caratteristiche della loro alimentazione che le accomunano, no? E allora cosa ci dice questo? Che in tutti questi posti le proteine sono consumate pochissimo, 10, massimo 15%, i carboidrati sono oltre il 50%, i grassi sono molto bassi, c'è un indice glicemico bassissimo di tutti i carboidrati che mangiano, quindi non sono carboidrati ad alto indice glicemico, ma a basso indice glicemico. Una grande varietà di frutta, di verdura, di legumi in tutti questi posti, oltre che ovviamente uno stile di vita attivo, che anche quello è molto importante, no? Allora cosa ci dice questo? Proprio l'importanza di, al di là di queste linee guida su percentuali di carboidrati, indice glicemico basso, molta frutta, molta verdura, pochissima carne, più pesce, sono queste le caratteristiche, però ognuno declinato secondo le usanze e i piatti tipici del luogo. Però dottoressa, le posso dire che in Sardegna non mangiano così, non sono al 50%. In Sardegna i centenari, se uno va a ascoltare le testimonianze, sono persone che comunque utilizzano, per esempio, i formaggi stagionati, sono persone che utilizzano molte verdure, è vero, ma non utilizzano la pasta. Che utilizzano tantissimo orzo, per esempio, in Sardegna. Sì, ma usano sempre un orzo che non è sotto forma di pasta. Magari introducono un po' di orzo, poi hanno però la cacciagione, hanno comunque il maiale, hanno tutte queste cose. E poi hanno un movimento che oggi non è assolutamente possibile in una, diciamo,
in una cultura moderna, perché sì, è vero che ci sono persone nei villaggi sperduti che sono magri, ma sono quelle persone che vediamo dalla mattina alle 6 di mattina fino a che non cala il sole, che stavano in mezzo alla vigna, un po' come i nostri nonni fino a 30 anni fa, che arrivavano a 70-80 anni abbastanza magri, quindi non avevano quella comparsa delle patologie. Il problema però è che se oggi noi viviamo una vita dove il carboidrato diventa la base dell'alimentazione, noi non abbiamo neanche la capacità produttiva di quell'attività fisica che magari sta da quei centenari, dà delle alterazioni metaboliche, perché la loro glicemia la tengono a bada con un tipo di attività fisica molto 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 elevata. Non è vero, perché diciamo gli ultracentenari non possono fare una grande attività fisica, ma mangiano anche molto poco. Noi sto parlando per arrivare a essere multicentenari, allora, ovviamente a 100 anni sì, non è che fanno attività infatti, fisica. Oggi la ricerca scientifica ci dice che si può mangiare molto poco mangiando tanto. Quindi esiste. Mangiando cosa però? Perché molto poco, se io mangio pochi carboidrati non mi sazio. Quindi ho comunque bisogno e necessità di mangiare più carboidrati per essere sazio, no? Quindi se io poi, certo io mangio, ad esempio, chi fa la 120 mangia veramente poco. Cioè io, ad esempio, sono uno di quelli, ovviamente, io mangio una bistecca di 200 grammi, un po' di verdura, io non ho più fame. Oggi che abbiamo una diretta... Un po', qualche chiletto in più dovrebbe mettere. No, assolutamente no, io sono assolutamente in forma e sono in linea con quello che dovrebbe essere, diciamo, il corpo di una persona della mia età, io ho quasi 50 anni, e se lei vede i film di una volta, bianco e nero, avevano tutti la mia fisicità. Oggi siamo abituati, quando andiamo in giro, a vedere persone sovrappeso o persone obese. Ma le dico, io oggi ho pranzato con un po' di pasta proteica, mezzo piatto di pasta proteica e due biscotti proteici. Allora, Adriano, lei sta centrando un argomento fondamentale. Fondamentale, cioè una delle caratteristiche degli ultracentenari è che sono magri. Certo. Okay? Non arriva oltre 100 anni una persona obesa, non ci arriva. Ok, allora il problema del peso è un problema importante per la longevità. E allora cosa succede? Che se io devo ridurre, fare la dieta mediterranea, possiamo dire, con tanti carboidrati, comunque riducendo la quantità di calorie, passo una fame terribile. Se invece mangio tante proteine, mi sazio e dimagrisco molto velocemente. E quindi dimagrisco e sto in salute anche, perché il dimagrimento non è soltanto un dimagrimento. Sto in salute no, perché c'è una parola chiave, Adriano. Breve termine e lungo termine. Cioè la dieta dove si escludono i carboidrati, chiamiamola chetogenica, chiamiamola Life 120. No, non è una low carb, è una low carb, non è una chetogenica. Low carb, ok. Queste diete hanno degli effetti positivi a breve termine. Ci fanno dimagrire, togliendoci il peso di dosso ci danno tanti altri benefici. Ci disintossicano da questa alimentazione sbilanciata. In Italia nessuno fa la dieta mediterranea, cioè la dieta mediterranea non vuol dire mangiare lasagna, carbonara, pizza e patatine fritte dalla mattina alla sera, quella non è dieta mediterranea. Dieta mediterranea a basso indice glicemico, non la fa nessuno. C'è uno studio che si chiama Molisana, che è stato fatto in Molise, si chiama Molisana, in cui hanno visto che in Molise, non stiamo parlando di Milano, chissà dove, in Molise solo il 7% della popolazione fa la dieta mediterranea, quindi nessuno mangia sano in Italia, nonostante siamo la patria di quella che fu al tempo di Angel Kids la dieta mediterranea. Quindi a breve termine una dieta in cui low carb ci dà dei benefici, ci disintossica da tutti questi carboidrati ad alto indice glicemico. E perché secondo lei invece a lungo andare questo non si ottiene, cioè non si mantiene? Ma non è che secondo me, lo dice la scienza, cioè a lungo andare, quando uno mangia troppe proteine, non parliamo di troppe proteine, attenzione, parliamo di un'alimentazione a basso contenuto di carboidrati, questo non significa. Però se io leggo il suo libro, Adriano, c'è scritto di mangiare proteine a colazione, proteine a pranzo 35 certo, grammi. Per un totale proteine di? Per un totale di? Beh, alla fine un grammo per chilogrammo corporeo. Che è quello previsto per l'OMS. 35 a pranzo, 35 a cena. Se uno pesa 70 kg, stiamo parlando di un grammo per chilogrammo corporeo. E poi c'è la colazione. Sì, ma un grammo per chilogrammo corporeo. No, perché se, con la colazione saranno altri 10 grammi di proteine minimo, perché uno mangia i salumi, formaggi, minimo 10, 20, 30 grammi di proteine. Lei però sa perfettamente che un grammo per chilogrammo corporeo viene indicato con l'OMS nelle persone che devono mantenere una massa muscolare, anche se poi secondo me è sottostimato, sì. Ma ad esempio nelle persone che superano i 50 anni viene consigliato 1,5 grammi per chilogrammo corporeo, nei assolutamente bambini, no. 2 grammi di chilogrammo corporeo. Assolutamente no, le proteine sono 0,8 grammi per chilo di grammo
per chilo di peso corporeo ideale, non reale, ideale. Quindi uno può arrivare a 1, 1,2 a seconda dell'attività fisica. Se uno fa un'attività agonistica, sono 2 grammi, sono 2 grammi. Agonistica proprio estrema, 2 grammi. Ma non... secondo lei l'uomo primitivo stava lì a contare i grammi? L'uomo primitivo a 30 anni era già bello che è morto. Ma quindi... anche il romano a 30 anni era morto. Non si può paragonare la vita di un uomo primitivo con un cittadino di oggi. Nel 2021 pensiamo all'uomo moderno, non all'uomo primitivo. Ma il nostro corpo è quello di un uomo primitivo, però. Il nostro corpo è quello di un uomo primitivo, però, no? Sì, ho capito, ma lo stile di vita... Se lei mi dice che lo stile di vita di quelli di Okinawa non è quello di oggi, poi mi porta all'uomo primitivo. No, ma lo si può arrivare a fare quel tipo di alimentazione. La differenza qual è? Che lo stile di Okinawa diventa difficile applicarlo. Infatti, non a caso, la maggior parte che segue la Diamond Run fa quella sicuramente sbagliata e eccessiva. Chi segue lo stile di vita alla 120 fa un'alimentazione molto simile a quella paleolitica e ottiene i risultati che si ottenevano nelle persone del paleolitico. Cioè il paleolitico morivano a 30 anni, quindi mi auguro con tutto il cuore morivano non per patologie non morivano per patologie degenerative, perché non degenerative, morivano perché patologie. C'era un leone che se le mangiava e quella si chiama patologia violenta. Non c'era l'igiene. Ma non per patologie degenerative dovute all'alimentazione, cosa che invece riscontriamo, ad esempio, già negli egizi quando hanno incominciato a introdurre i carboidrati, lo riscontriamo nei romani. Comunque ritorniamo un attimo alla ricerca scientifica. Oggi noi dobbiamo pensare chi ce l'ha fatta arrivare a 120 anni, come ha mangiato, e su quello non si può proprio discutere. Perché dottoressa, non posso pensare la dottoressa, prego. Di essere talmente scienziato. No, talmente scienziato da inventare io una teoria. Guarda, tutti i centenari hanno mangiato tanti carboidrati, ma io arrivo oggi e mi invento una teoria per cui no, con la mia si vive ancora di più. Ma quando non ce n'è neanche uno che è arrivato oltre 100 anni mangiando in questo modo. Però voglio dirle che lei ha ragione nel dire, cioè la forma fisica, il peso è una cosa fondamentale. E oggi la dieta mediterranea, così com'è, è molto difficile da fare, perché è una grande sofferenza. Io, è quello che mi ha spinto a inventare il metodo scientifico Cucina Evolution, cioè a riformulare i piatti della tradizione. Ma lei così si riempie di inulina per cercare di non mangiare carboidrati, perché ho visto che lei aggiunge inulina un po' dappertutto. Ma non è che non devo mangiare, io i carboidrati li voglio mangiare, perché devo mangiarne oltre il 50%, ma ne devo abbassare l'indice glicemico, perché la dieta mediterranea è a basso indice glicemico. Dottoressa, ma non c'è soltanto il problema dell'indice glicemico, ma anche del carico glicemico, che è un elemento assolutamente più importante dell'indice glicemico. Quando una giornata di dieta Ma il carico glicemico mi deve dare oltre il 50% di carboidrati equilibrati. Ovviamente non sono d'accordo, ma comunque il carico glicemico in una persona che mediamente si muove durante il giorno rischia di superare le 2000 calorie, quindi quando parliamo anche del 50% stiamo parlando di quasi 300 grammi di zucchero al giorno. Quando sono stata all'UNESCO, che mi hanno invitato quando la pizza è stata nominata patrimonio dell'UNESCO, mi hanno invitato per parlare della pizza. Perché patrimonio dell'umanità. E lei si è prestato per questa cosa? Spero di no. Assolutamente. Evidentemente sì. Cioè si è prestato a dire che la pizza era un patrimonio dell'umanità. Anche la mafia potrebbe essere un patrimonio dell'umanità. Attenzione, cioè se la pizza viene cucinata come lo vediamo che la cucinano i grandi pizzaioli napoletani, è un'ammazzata per la salute della gente. Ed è proprio per questo che io ho lavorato insieme a università, insieme a grandi chef, insieme a grandi pizzaioli, per riformulare la ricetta della pizza, dove il carboidrato resta, ma con un indice glicemico la metà e con un carico di glicemico la metà. Sì, però all'UNESCO l'ha data la pizza tradizionale, non la pizza Evolution. Cioè l'UNESCO ha considerato la pizza bene dell'umanità, pizza quella Evolution pizza. Non è diversa dalla pizza tradizionale, è un'evoluzione della pizza tradizionale. È un modo per abbassare il carico glicemico e l'indice glicemico. Esatto, ma la pizza Evolution è fatta di acqua, di farina, di lievito, di mozzarella, di pomodoro, cioè di tutti gli ingredienti della tradizione. Tutte le ricette della tradizione si sono sempre evolute. Io penso che, come sicuramente la mia lasagna, quando la mangia mio papà, mia nonna era di Reggio Emilia, per cui quando cucinava la lasagna aveva quei vecchi forni Zoppas
con le guarnizioni vecchie, il burro colava dalla porta del forno. Quindi vi potete immaginare in che ambiente culinario sono nata, no? Ecco, oggi io faccio una lasagna che ha meno calorie di 100 grammi di riso in bianco e meno grassi di un cucchiaio di olio che si può aggiungere a crudo, ma mio papà quando la mangia dice è come quella di nonna Claudia. È questo l'evoluzione, sì, però mantenere il gusto, mantenere gli ingredienti. Guardi, sicuramente io su questo mi trovo d'accordo, nel senso che se uno deve cercare di modificare un piatto o lo modifica con un'alternativa buona o è meglio che non lo fa per niente, no? Perché anche noi stiamo lavorando come Live 120 per fare dei piatti a basso contenuto di carboidrati, quindi sì, la pasta, il pane, o li ma fai togliere buoni. I carboidrati fa male a lungo termine, spiegare però tecnicamente perché fa questa affermazione, perché io vengo dietro, sì, a quello che lei mi dice, però mi spieghi tecnicamente perché una alimentazione a basso contenuto di carboidrati crea un danno metabolico al nostro metabolismo? Allora, se io inserisco nella mia alimentazione circa 100 grammi di proteine al giorno, come è nell'alimentazione... No, parliamo 70 grammi. Se io prendo il suo libro, Adriano, c'è scritto che a colazione devo mangiare i formaggi e i salumi, che a pranzo e cena devo mangiare 35 grammi di carboidrati, quindi alla fine sono 100 grammi. 100 ogni grammi grammo di proteina in più che io ho rispetto al mio peso corporeo, okay, il mio organismo lo deve distruggere, perché le proteine non ingrassano proprio perché non si trasformano in grasso, non si trasformano in zucchero. Ma non è che le devi distruggere, cioè quando noi mangiamo delle proteine il nostro stomaco, grazie all'acido cloridrico, grazie alla pepsina, scinde naturalmente le proteine in singoli aminoacidi e poi da singoli aminoacidi, quindi poi i nostri fili intestinali assimilano questi aminoacidi. Certamente. Vengono utilizzati a livello plastico fino a una certa quantità, se si mangiano di più si trasformano in zuccheri e quindi vanno ad non si trasformano in zuccheri, sì, a meno che uno non tolga totalmente i carboidrati. No, si trasformano comunque in zuccheri. Perché, se parliamo di salute, Adriano, noi dobbiamo perlomeno avere le basi della nutrizione. Ma non parli allora, di nutrizione, parli il metabolismo, di biologia. No, il metabolismo delle proteine è questo, cioè tutte quelle che non si utilizzano o vengono utilizzate dalle cellule tumorali, e ci sono studi importantissimi che hanno messo in evidenza che chi mangia più proteine del necessario, lo studio del 2015, quattro volte maggiore rischio di incorrere in tumori, come se fumasse. Assolutamente no. Ma questo è uno studio fatto su migliaia di persone. Lasci perdere gli studi osservazionali, lei mi deve spiegare. E gli studi osservazionali? No, ma lei mi spiega. Li cita anche lei nel suo libro. Sì, ma io non solo spiego, cioè presento pochissimi studi osservazionali, la maggior parte degli studi sono di tipo biochimico. Lei mi deve spiegare gli aminoacidi che il nostro corpo non utilizza ai fini plastici, quindi non li trasforma in proteine. Il nostro corpo in che cosa li trasforma? Li trasforma in zuccheri tramite il fegato? Assolutamente no, li trasforma in zuccheri tramite il fegato soltanto in caso di digiuno. No. Normalmente queste proteine vengono distrutte da fegato e reni, che vengono sovraccaricati, e quindi alla lunga, quindi dopo un bel po' di anni, dopo 10 anni di un'alimentazione fatta così, uno si ritrova a casa con una insufficienza renale, con problemi epatici o con maggiori rischio di tumori. Sono tre cose, Adriano, che io glielo dico col cuore perché le voglio bene. Lei mi ha trattato come una regina per venire qua, mi ha pagato il treno, mi ha coccolato. Questo è un dettaglio, non è così fondamentale. No, però non, guardi che io vado spesso in televisione, certo. E lo apprezzo perché non tutte le televisioni ti trattano bene. Quindi poi sono stata qui, sono stata trattata come una regina, mi avete offerto di tutto. Ma perché ovviamente a me fa piacere che una persona comunque. Quindi glielo dico perché le voglio bene, non vorrei che tra 10 anni qualcuno le venisse a cercare per dire guarda che grazie alla tua Life 120 all'inizio sì ho avuto tanti vantaggi, ho perso peso, mi spieghi alla lunga però mi sono ritrovata il fegato distrutto. Allora, non siamo d'accordo sulle proteine che lei dice che vengono metabolizzate dai reni, perché in realtà non è così biologicamente. Basta andare a leggere di biologia, no, si trasformano in carboidrati tramite il fegato. Ma indipendentemente da questo, perciò non siamo d'accordo, non potremmo stare lì ad aprire libri di biologia. Ma in ogni caso, lei vede un'enormità di testimonianze di persone che fanno questo stile di vita, l'AI 120, di persone addirittura con patologie renali.
che erano pronte alla dialisi, sono breve che sono termine, usciti. Breve ma, termine, ma... manca il lungo termine. Guardi, il lungo io ne ho così di testimonianze di persone che seguendo la dieta mediterranea attraverso il mio metodo hanno ottenuto gli stessi risultati. Ho qualche, basta andare, ho qualche sono tutte dubbio. Testimonianze uno pubbliche, per volta, pubbliche, quindi c'è un sito di... Lei ottiene dei risultati, certamente, perché riducendo il carico glicemico, l'indice glicemico, si hanno dei miglioramenti, ma da lì a guarire patologie importanti che noi vediamo guarire tutti i giorni, come malattie autoimmuni, noi abbiamo gente che ha risolto problemi di mal di testa, problemi osteoarticolari, problemi di guardi, probabilmente cardiaci. Lei non si è informato su tutte le testimonianze che ci sono, ma è pieno così di gente che non camminava e ha cominciato a camminare perché ha cominciato a stare meglio, persone che hanno risolto problemi di peso, persone di 60 anni che si sono rimessi il vestito da sposa. Sono venute da me col vestito da sposa per dire meno male che mia sorella c'ha un negozio di vestiario perché mi sono dovuta rifare tutto il guardaroba. Cioè, gli stessi risultati si ottengono mangiando 2 dolci al giorno, carbonara a pranzo, pizza a cena, cucinati secondo le regole di Cucina Evolution, ma senza problemi a lungo termine. Ma non ci sono problemi a lungo termine. Posso chiedere questo? Perché la dieta mediterranea a breve termine non ti dà i risultati in pochi giorni. Abbiamo veramente 90 secondi. Perché tra 10 anni una persona che segue Live 120 non verrà a lamentarsi con Tanzironi? A differenza di quello che dice che le patologie, me lo auguro, me lo auguro. Le patologie, ma di questo ne sono assolutamente certo, perché le patologie degenerative, proprio per il loro termine, tendono sempre a peggiorare. Quando uno cambia stile di vita e fa una corretta integrazione, si hanno dei miglioramenti metabolici visivi che si possono anche determinare con analisi, con valutazioni mediche, quindi quando una patologia viene bloccata e si ritorna poi in salute, questo non significa che poi fra 10 anni si ritorna di nuovo, che ritorna la patologia, perché la patologia è stata portata, come io spiego nel libro, da un eccesso di carboidrati. Quindi se io questo eccesso di carboidrati non lo riporto nella dieta, questo non lo posso avere. C'è un punto, Adriano, che è molto importante, cioè che quello che fa male non è l'eccesso di... cioè intanto bisogna capire questo eccesso di carboidrati cosa si intende. Perché sopra i 100 grammi al giorno. Ecco, quello non è eccesso di carboidrati sopra i 100 grammi al giorno, perché ci sono un sacco di ricerche scientifiche, anche da lei citate, ma che parlano di più del 70% di carboidrati. Quando i carboidrati vanno oltre il 70% fanno male, ma quando vanno sotto il 40% fanno ugualmente male. Ah, dottoressa, male. Guarda, facciamo, tagliamo la... Ma il problema è proprio l'indice glicemico. Sì, l'indice glicemico è sicuramente un problema, ma ancora più grande è il problema del carico glicemico. Io le posso dire, in maniera proprio senza rischio di essere confutato, che i carboidrati, se superano i 100 grammi, hanno veramente delle alterazioni, creano delle alterazioni e delle infiammazioni al nostro corpo. Io ho dedicato tantissime puntate del Cerca Salute dove sono andato a citare, oltre alle fonti, ma anche a spiegare le alterazioni metaboliche. Ad esempio, un errore che io ritengo che faccia l'attuale nutrizione mondiale è quella di pensare che il nostro corpo utilizzi gli zuccheri per il proprio progetto energetico, quindi utilizzi gli zuccheri. Ma quella sta alla base proprio della biochimica, allora, del nostro corpo. Che purtroppo corpo. È sbagliata però. Ma lei che non è neanche laureata in nutrizione pensa di saperne di più di tutti gli scienziati del mondo. Allora, cioè, questo... Penso che sia una questione di buonsenso, cioè una persona che cerca la salute della gente ovviamente non pensa di saperne di più di tutto il mondo, ma penserà di utilizzare le conoscenze dei più importanti scienziati al mondo per facilitarle, renderle agevoli, facili, accessibili a tutti e anche gradevoli, perché la cosa più importante a tavola è il gusto. Cioè, se io mi mangio una buona lasagna, una buona carbonara, una buona crema alle nocciole, ma sono felice. Se invece mangio una che, insomma, sì, insomma, poco ci assomiglia lontanamente, però guardo il piatto dell'altro e dice quell'altro è molto più buona, no, però io non... È uno strazio, cioè il cibo deve essere piacere, godimento. Naturalmente. Prima di dare la parola ad Adriano Panzironi, vediamo quest'altro breve video della dottoressa Manzi in cui si parla di indice glicemico e del perché l'insulina è una cosa molto buona. Prego. Quindi ciò che fa male del carboidrato è la velocità di assorbimento, ma non il fatto che facciano funzionare l'insulina. Cioè che un carboidrato sia insulinico e che quindi, una volta che l'abbiamo mangiato, faccia scattare
l'insulina non è qualcosa di negativo, perché questa povera insulina è un ormone che ci serve proprio per prendere i carboidrati dal sangue e portarlo nelle cellule. Nelle cellule i carboidrati svolgono tantissime funzioni importanti, oltre a darci energia sono anche costituenti, per esempio, di tante sostanze importanti per il nostro organismo. Quindi l'insulina è qualcosa di buono, è qualcosa che deve funzionare, è qualcosa che, di cui abbiamo bisogno. Quello che è sbagliato è che questi carboidrati siano assorbiti, assimilati troppo velocemente e quindi l'insulina debba fare un lavoro troppo veloce che trasforma questi carboidrati in grassi. Allora, per dovere di cronaca diciamo che la dottoressa Manzi usa l'aggettivo insulinico nel video che abbiamo appena visto, ma aveva fatto una premessa che non è stata montata parlando, diciamo, non proprio egregiamente dell'aggettivo insulinico che lei riferisce coniato da Adriano Panzeroni. Sì, il video l'ho visto tutto ed era praticamente così. Allora, Panzeroni, vogliamo capire se l'insulina è una cosa buona. Indipendentemente dai titoli, che di solito quando qualcuno mi dice non è il titolo per parlare, io mi arrabbio, ma non riesco a arrabbiarmi con la dottoressa perché è troppo simpatica. Veramente. Beh, io sono contento splendida. Che insomma, dopo quello che era successo dalla D'Urso, sì, mi aspettavo un'altra cosa. No, devo dire che quindi che in tante trasmissioni si prestano anche un po' la provocazione di atteggiamento. Prego. Quindi sorvoliamo su questa cosa. Però diciamo che in realtà il termine insulinico io l'ho coniato proprio per parlare dell'eccessiva attivazione dell'insulina con alimenti che sono alla base della dieta mediterranea. Ad esempio, noi quando abbiamo fatto i 5 mesi per rinascere, siamo andati ad esempio a misurare l'insulinemia basale, no? Che per la quando medicina, abbiamo fatto, scusami? I 5 mesi per rinascere, abbiamo fatto questo reality, abbiamo tenuto 10 persone all'interno di un hotel, l'abbiamo fatti seguire per 5 mesi di alimentazione, poi siamo andati a misurare l'insulinemia basale. Sì. Beh, la medicina domatica ci dice che l'insulinemia basale va bene fino a 16 come livello, quando in realtà abbiamo riscontrato, ma questo in tutte le persone che fanno l'alimentazione dell'AI 120, l'insulinemia basale passa a chi segue questo stile di vita da 4 a 6. Quindi significa che chi segue un'alimentazione low carb ha un'insulinemia basale appunto da 4 a 6. Chi usa l'insulina, chi usa il carboidrato insulinico, addirittura questa insulinemia passa da 16 a 24. Quindi quando si parla di insulina, certamente è un ormone utile, perché senza l'insulina noi non potremo sopravvivere, perché quella poca quantità di carboidrati entrano nella cellula grazie all'ormone insulina. Però esatto, questo non significa che il suo eccesso, come io ritengo e come ritengono moltissimi studi, sia benefico per le cellule. Noi dobbiamo ricordare, ma su questo siamo d'accordo, siamo d'accordo, ma è nella quantità, è nell'eccesso mai, che fa la differenza, fa nel senso, il mio eccesso è andare sopra i 100 grammi di carboidrati, il suo eccesso è andare sopra i 300, quindi abbiamo un'unità di misura un po' diversa. Però noi dobbiamo ricordare che le cellule hanno delle trasportatori proteici che sono i GLUT, no? Abbiamo GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4 e GLUT 5, che si attivano in maniera differente. Esempio, le cellule hanno un'entrata basale di glucosio tramite GLUT1, che non è sensibile all'insulina. Quindi le nostre cellule, anche quelle cerebrali, non hanno bisogno dell'insulina per far entrare il carboidrato all'interno. Quindi le nostre cellule, anche che noi avessimo un'insulina molto bassa, utilizzano la giusta quantità di zuccheri e poi il loro metabolismo lo portano avanti, il metabolismo energetico, con i grassi. Cosa invece che diversa quando noi mangiamo carboidrati ricchi, cioè cibi ricchi di carboidrati, che noi andiamo a stimolare tramite l'insulina il GLUT4, che si trova nel muscolo, che si trova anche nelle cellule, ma è una forzatura, praticamente c'è questa traslocazione delle porte proteiche che inducono la cellula a obbligare a prendere il carboidrato. E questo avviene sempre quando abbiamo un indice glicemico elevato degli alimenti, ma anche quando abbiamo un carico glicemico elevato. Dobbiamo ricordare che la nostra glicemia basale è 0,8 mg per decilitro. Quando mangiamo un piatto di pasta, questo indice glicemico, questa glicemia sale a 1,4 per poi scendere a 0,5, questi alti e bassi, diciamo, ma glicemici. Ma questo capita quando uno mangia male. Questa non è la dieta mediterranea, c'è un punto su cui lei se la prende parecchio con la dieta mediterranea, no? La dieta mediterranea fa male, cioè, ma secondo me lei non ha chiaro cosa sia la dieta mediterranea, ma non perché non ce l'ha chiaro lei, non ce l'ha chiaro un sacco di gente, perché se io le facessi la domanda ma cos'è la dieta mediterranea, lei cosa mi risponderebbe?
Dipende come la si vuole rappresentare, perché la dieta mediterranea, se parliamo di quello che studiò Angel Keys, questa è una dieta diversa certamente, con più verdure, con un indice glicemico più basso, ma il carico glicemico era comunque elevato. Cioè, quando esatto. Angel Keys è venuto nel Salento e ha verificato l'alimentazione che avevano questi contadini italiani, sì. Ma era povera gente che era in mezzo ai campi a lavorare, sì. Quindi con quell'alimentazione quel povero contadino riusciva a mantenere la glicemia bassa. Esatto. La stessa alimentazione, non un grammo più, non un grammo meno, in una persona moderna oggi che vive la vita tutti i giorni diventa una glicemia pazzesca. Beh, è ovvio, no, occhio, che l'indice glicemico quando è basso comunque la glicemia non ha gli alti e bassi. Beh, a 1.4 ci arriva. A 1.4 ci arriva. Per la medicina dogmatica 0.8, 1.4 è considerato un picco normalissimo che poi scende nei 60 minuti dopo. Sì. Cioè, quello che è importante è chiarire questo, no? Gli studi di Angel Keys che cosa hanno messo in evidenza? L'alimentazione della gente di quell'epoca con il loro stile di vita, no? Quell'alimentazione oggi deve fare un'evoluzione, è ovvio. Cioè, la dieta mediterranea del 1950 oggi deve evolvere, si deve adattare all'uomo di oggi e anche alle scoperte. Però, dottoressa, le persone che allora facevano la dieta di Angel Keys, quindi comunque la dieta mediterranea, sì. Diciamo quella vogliamo dire primordiale, che non è stata modificata. Ma quella è la dieta mediterranea. Certo, ma sono comunque persone che a 80-90 anni sono arrivate con tutte le patologie. Io ricorderò sempre i miei nonni che venivano da Velletri, quindi una cittadina vicinissima a Roma, avevano la loro vigna, mi ricordo mio nonno fino a 70 anni a zappare. Sì. Ma mio nonno a 75 anni tornava a casa dalla farmacia con le buste piene di farmaci, perché comunque seppur si riesce ad avere un'alimentazione protettiva fino ai primi decenni, poi inevitabilmente... Sì, però occhio che gli studi di Angel Keys sono durati decenni e hanno seguito quelle persone fino alla longevità, e lo studio sulla dieta mediterranea era uno studio sulla longevità. Ma degli anni 30, negli anni 50-60? Esatto. Certo, ma negli 50-60 sempre contadini che erano in mezzo alla campagna, addirittura i cinesi. Ma sono d'accordo con lei, Adriano, che questa dieta mediterranea deve evolvere, deve adattarsi ai giorni nostri, però, ma non è che deve essere presa e buttata nel secchio, no, però, e sostituita però totalmente. Però il concetto, dottoressa, secondo a mio giudizio qual è? Che quelle persone, pur facendo un'alimentazione non in linea con la loro biologia, sì? Comunque mantenevano una salute discreta. Ma questo non significa che oggi le conoscenze che abbiamo della paleontologia, quindi di come funziona il nostro metabolismo, noi siamo esseri che per 2,5 milioni di anni siamo stati dei cacciatori raccoglitori. Soltanto l'agricoltura negli ultimi 10.000 anni ha introdotto dei cibi ricchi di carboidrati, che per quanto chiaramente i romani sì, erano però tutti le madri, evidenze, ma comunque evidenze, non avevano, dico, non avevano dico scientifiche, le evidenze ci dicono che non è così. L'ultimo centenario che è morto era un imprenditore giapponese che è morto, adesso non ricordo, 110 ce l'aveva, adesso non mi ricordo quanti ce n'aveva esattamente, ma quello era un imprenditore, non era uno che stava con la canna da pesca a pescare i pesci a Okinawa, probabilmente aveva una serie diversa. Di centri benessere, quello era il suo business. Vabbè, era molto focalizzato, sì, su, però era un imprenditore che comunque non, cioè, faceva un lavoro sedentario, e quello lì mangiava secondo i dettami della dieta mediterranea, mangiava carboidrati. Allora noi dobbiamo prendere i dati di fatto, chi è che ci arriva, come ci arriva. Anche gli imprenditori, anche quelli che fanno un lavoro sedentario arrivano a più di 110 anni, ma come? Non eliminando i carboidrati. Però scusi, dottoressa, se noi abbiamo persone che riescono, adesso le guardi la popolazione italiana, superati i 40-50 anni sono tutti sovrappesi e tutti obesi. Assolutamente. Cioè, un disastro. Le guardi le persone, assolutamente. Le persone che fanno Live 120, sono tutte magre, in forma, hanno risolto ma le patologie. Certo. Quindi sono persone che facilmente riescono a ottenere dei risultati. Quello che lei dice, teniamo bassi i carboidrati, però è quasi impossibile tenerli bassi. Comunque in quelle quantità nel tempo si accumulano i danni metabolici. Io non dico di tenere metabolici. Bassi i carboidrati. Cioè, io penso che in Italia nessuno mangi troppi carboidrati, perché siamo nel paese della pasta, ma ormai la pasta non la mangia più nessuno. Quindi in Italia il problema è che mangiamo carboidrati ad alto indice glicemico e stracondditi, strasalati, perché i nostri piatti della nonna, la nonna se li mangiava una volta al mese, ce li mangiavano tutti i giorni. Dottoressa, secondo lei perché una persona è portata a mangiare 5 volte al giorno i carboidrati? Allora, innanzitutto perché il nostro DNA, il Padre Eterno, ci ha costruito in modo che la principale fonte di energia siano i carboidrati. Purtroppo non è vero. E come no? Certo che è vero. I carboidrati perché ci rendono felici? Perché ci danno energia. Dottoressa, ma questa energia ci deve arrivare a contagocce, non a...
a bombe di carboidrati. Lasci perdere la felicità, che è un'altra cosa. Ma dal punto di vista metabolico, lei sa ovviamente che c'è una bella differenza tra un neurone e una cellula normale. Certo, assolutamente. A livello metabolico parlo di capacità energetica della cellula. Lei sa la differenza tra un neurone e una cellula normale della pelle? Assolutamente sì. Qual è la differenza? È un'interrogazione. Un'interrogazione. Beh, il neurone si nutre esclusivamente di carboidrati, mentre le altre cellule possono prendere l'energia in mancanza di carboidrati come seconda via dai grassi, perché abbiamo un DNA che si chiama gene risparmiatore, che è quello che ci fa tenere da parte l'energia. Allora, lei attraverso l'ha detto, la prima verità, la seconda non la condivido, ma in ogni caso lei giustamente ha detto i neuroni vanno a zucchero, è vero, perché i grassi non possono attraversare la barriera ematoencefalica. Esatto. Questa è scienza. Quando io parlo di scienza, io parlo degli aspetti biochimici delle cellule, biologici. Quindi abbiamo detto il neurone utilizza gli zuccheri. Perché utilizza gli zuccheri? Perché ha il turbo della cellula, che è la glicolisi. Quindi la glicolisi è questo sistema enzimatico che produce tutta una serie di ATP, parliamo chiaramente, ogni particella di glucosio ne produce due, poi il piruvato va a finire all'interno del mitocondrio e quindi si somma l'energia prodotta dal mitocondrio con l'energia prodotta dalla glicolisi. Ma una cellula di qualsiasi altra parte del corpo che invece non ha bisogno di tutta questa energia, perché ovviamente di tutta questa energia, perché ovviamente i neuroni perché hanno bisogno di tanta energia? Perché noi abbiamo una massa del corpo che è soltanto di 2 kg del cervello che consuma il 20% della produzione energetica dell'intero nostro corpo che pesa 70 kg. E questo perché? Perché i neuroni devono attivare tutte le sinapsi, quindi c'è veri e propri scambi energetici ad altissimo potenziale. Quindi è chiaro che il neurone deve obbligatoriamente utilizzare gli zuccheri, perché utilizza il turbo. E al di sotto dei 100 grammi di zuccheri il neurone soffre. No, il neurone non soffre, assolutamente, perché poi, innanzitutto, se parliamo di chetogenici, ci sono chiaramente i corpi chetonici che sostituiscono i zuccheri, ma non parliamo di questo perché in realtà la Life 120 non è una dieta chetogenica, quindi non produce chetoni. Ma parliamo che il resto delle cellule del corpo, noi abbiamo miliardi e miliardi di cellule e il 90% delle cellule del nostro corpo non sono neuroni, sono cellule normalissime, che hanno bisogno di produrre la giusta quantità per il mantenimento. Assolutamente. Perfetto. Quindi ma la devono cellula produrre con i carboidrati, non con i grassi. Non la producono con i carboidrati. Perché se noi gliele diamo con i grassi, andiamo a mettere in difficoltà tutta l'organizzazione, metabolismo del nostro corpo. Mi spieghi, immaginiamo questa cellula che ha dei trasportatori proteici che sono i GLUT1. Il GLUT1 fa entrare una quantità basale di glucosio che serve appunto a permettere all'acido piruvico e comunque ai grassi di entrare nel mitocondrio. Ok, quando si dice che i grassi bruciano al fuoco dei carboidrati, è questo. Ma se una cellula, come ad esempio persone che si alimentano come mi alimento io, e quindi le mie cellule non utilizzano gli zuccheri, perché su 100 grammi di carboidrato il mio zucchero viene utilizzato prettamente dal midollo osseo, dalle cellule del cuore che vanno a zucchero, e ovviamente parliamo del cervello. Il resto del corpo utilizza i grassi. Sì. Ok. Quindi che senso ha che una cellula predisposta biologicamente a utilizzare i grassi per mantenersi energeticamente, noi la andiamo a iperattivare con un eccesso di carboidrati che una volta si è entrati nella cellula attivano la glicolisi, portano a un'eccessiva produzione di ATP e addirittura abbiamo anche la fuoriuscita dalla cellula dell'acido piruvico che quindi va anche a acidificare i tessuti. Quindi è chiaro che se io mangio 2 kg di zucchero non muoio, perché l'insulina spinge questi carboidrati in tutte le cellule per farlo consumare. Bisogna davvero chiarire la differenza tra carboidrati a basso indice glicemico e zucchero. Cioè, noi non stiamo parlando, io perlomeno non sto dicendo a nessuno, meno zucchero mangiamo meglio è, e il peggior zucchero da mettere in tavola è il fruttosio, perché aumenta l'infiammazione in modo esponenziale rispetto al glucosio, mentre lei lo utilizza. Beh, su questo non siamo d'accordo, neanche su questo. Ok, cioè no, il nostro organismo perché il fruttosio ce l'ha dato ha bisogno dei grassi per alcune funzioni importanti. Per esempio il colesterolo, se non ce l'avessimo, ma quello è un grasso non ci staremmo neanche né lei né, certo, né io è, né, è un grasso né nessuno in questa stanza, perché il colesterolo è fondamentale. Dottoressa, però quello è un grasso ormoni essenziale. Parliamo del grasso che serve ai fini energetici, che il colesterolo il grasso serve a tante cose, tutte le membrane cellulari sono fatte di grasso. Grasso essenziale omega 3 e omega 6. Perfetto. Parliamo dei grassi che portano l'energia. Sono dei grassi positivi, per esempio il grasso bruno che ci aiuta a dimagrire. Cioè il grasso
grasso, ci sono tanti tipi diversi di grasso. Però la voglio interrompere perché ha detto purtroppo un'inesattezza. Allora, il grasso bruno o il grasso bianco in realtà non è un grasso diverso, sono dei adipociti differenti, più piccoli, che una volta che accumulano grasso vengono definiti adipociti bruni e quindi il grasso ha un colore leggermente diverso, mentre gli adipociti bianchi sono quelli più grandi. E tra l'altro, questo sicuramente lo saprà, l'insulina gioca un ruolo molto importante da questo punto di vista, perché le cellule del grasso bianco, che poi le troviamo sostanzialmente nel sottaddome, no? Mentre il grasso bruno lo troviamo sotto pelle. No, assolutamente, perché stiamo parlando di due cose totalmente diverse. No, parliamo di grasso bruno e grasso bianco, parliamo di come si accumula il grasso nelle cellule. Allora, lei probabilmente sta riscrivendo la nutrizione e tutto il... anche perché io vedo parecchia confusione anche nel suo libro. Io le consiglio di affidarsi a qualcuno che le dia delle informazioni un po' più corrette su quello che è la composizione degli alimenti, su quello che sono i grassi, cioè ci sono vari capitoli sul libro in cui proprio mancano le basi della nutrizione, giustamente non è che può sapere tutto. Le posso dire, non faccio quindi valutazioni o commenti sulla preparazione, lei mi vada sullo specifico. Vuole le cito le pagine e quello che c'è scritto. Quello che lei dice è scorretto dal punto di vista tecnico. Lei invece mi corregga su una parte tecnica che ritiene non valida. Cioè, quando mi dice grasso bianco, è quello che le ho detto. Va bene. Adesso noi stiamo parlando alla gente che ci guarda a casa, no? Parliamo delle cose che ci servono. È fondamentale andare sul tecnico. Cosa succede se io nutro le cellule con il grasso? E che succede? Okay? Cosa succede? Lei. Succede che il fegato deve trasformare questo grasso in glucosio. Per poterlo fornire alle cellule, dottoressa, creando acidosi e creando tantissime disfunzioni, confusione mentale, mancanza di attenzione, disidratazione. Molte persone dimagriscono anche per questo, perché utilizzando i grassi ci si disidrata. Dottoressa, allora le faccio una domanda tecnica. Allora, quando noi mangiamo dei grassi, questi grassi come finiscono nelle nostre cellule? Qual è il processo metabolico dall'introduzione, diciamo, nello stomaco? Arriviamo all'intestino per semplificare. Questo grasso viene scisso in singole molecole di grasso. Qual è il percorso metabolico? Perché da quello che lei mi dice c'è un po' di confusione tecnica, eh? I grassi vengono utilizzati per tantissime funzioni. No, come arrivano? Voglio capire il percorso metabolico. Perché questo il percorso metabolico, innanzitutto, il fegato è la fabbrica del grasso, per cui, per esempio, il colesterolo è importantissimo e il fegato crea il colesterolo, dottoressa, partendo dai trigliceridi. Dottoressa, per quale motivo io ce l'ho alto? Io ce l'ho alto familiare, genetico, possiamo dire così, perché non è che io mangio il colesterolo, io ho un fegato. Su questo siamo d'accordo, ne crea tantissimo. Ok, però le faccio le due differenze. Allora, lei quando mangia carboidrati, l'insulina stimola un enzima particolare negli epatociti che si chiama HMG. Questo enzima cosa fa? Trasforma il grasso in colesterolo e quindi poi il fegato produce le VLDL che immette nel circuito sanguigno, e quelle poi diventeranno il famoso colesterolo cattivo di cui si parla tanto. In realtà la differenza è che quando lei invece mangia dei grassi, il fegato non lo guardano proprio. Ma assolutamente non è vero. Le spiego perché. Allora, quando noi mangiamo dei grassi, ma i grassi vengono scissi nello stomaco. I libri di nutrizione, quelli proprio che si danno all'università. Perché non è vero, dottoressa? Perché il colesterolo non parliamo di colesterolo, di grassi. Parliamo di grassi dell'alimentazione. Il colesterolo è un'altra cosa. Lei mi ha appena detto che il colesterolo non viene fatto dai grassi. Il colesterolo viene formato dai carboidrati. Le sto dicendo. Viene formato anche dai grassi. Anzi, fondamentalmente dai grassi saturi viene il colesterolo LDL. Come no? Allora, queste sono le basi proprio. Sono le basi della biochimica. Sono basi della biochimica. Allora, quando noi mangiamo dei grassi, noi abbiamo ovviamente l'amilasi pancreatica che va a scindere questi grassi, che sono stati già scissi in parte la pepsina, e questi acidi grassi. L'amilasi non scinde i grassi. C'è l'amilasi pancreatica, c'è quella che scinde i grassi e che scinde anche gli zuccheri. C'è l'amilasi pancreatica che scinde i grassi e poi anche ovviamente i grassi. È la lipasi che scinde i grassi. La lipasi sempre tramite ovviamente il fegato, questa è la ragione. Sì. Dopodiché che succede? Queste singole molecole di acidi grassi vengono prese dagli enterociti. Gli enterociti a quel punto formano i chilomicroni.
I chilomicroni hanno un percorso metabolico totalmente inverso dalle VLDL, perché i chilomicroni sono ricchi non di colesterolo, soltanto di grassi. Di trigliceridi. Solo di trigliceridi. Quindi questi trigliceridi girano nel sangue e che cosa fanno? Non le portano al fegato, le portano alle cellule. Le cellule, quando incontrano un chilomicrone, si agganciano e si prendono il grasso e forniscono la fase energetica. Per questo motivo, quando ci sono troppi chilomicroni e trigliceridi in sangue, l'insulina non funziona. No, in realtà allora, quello che lei dice in parte è vero. Che cosa avviene quando uno mangia molti carboidrati? Succede che c'è un eccesso chiaramente di VLDL, che non sono i chilomicroni, ma comunque c'è un eccesso di trigliceridi. Perché? Perché i carboidrati in eccesso si trasformano in grassi. Non è soltanto per questo, perché in parte chiaramente le VLDL sono in parte composte di trigliceridi oltre che di colesterolo, ma per il semplice fatto che se le cellule sono obbligate a utilizzare lo zucchero ai fini energetici, non possono prendere chiaramente il grasso, e questo tende ad accumularsi. Certo. Quindi la differenza è che se io mangio soltanto grassi e pochissimi carboidrati, quindi non attivo l'insulina, sì, e quindi produco pochi VLDL, i chilomicroni che girano nel sangue vanno a rifornire le cellule del grasso necessario. Ed è proprio questo modo, eliminando i carboidrati, dimagrisco velocemente. Per questo motivo i grassi che mangio non mi fanno ingrassare. Però con delle conseguenze, ma non ci sono conseguenze a lungo termine molto importanti. Ma non ci sono conseguenze, perché le cellule utilizzano quei grassi, stanno talmente tanto bene, dall'altro utilizzano i mitocondri. Ricordiamoci una cosa, dottoressa, che è fondamentale. Lei sa sicuramente il ruolo delle sirtuine all'interno delle cellule. Le sirtuine, non glielo domando perché poi magari non voglio magari mettere in difficoltà, però diciamo che l'insulina ha una capacità di inibire la produzione di sirtuine, che sono degli enzimi cellulari. Che cosa fanno questi enzimi? Oltre a lavorare sulla telomerasi, quindi allungano i telomeri, vanno a stimolare la cellula a ricostruire i mitocondri danneggiati. Come si danneggiano i mitocondri? Si danneggiano quando la cellula, invece di usare i grassi, con i quali ovviamente si ha la produzione energetica del ciclo di Krebs, tramite un eccesso di carboidrati la cellula... Un eccesso di carboidrati? L'eccesso significa superare lo 0,8 di glicemia. Ma dove sta scritto che l'eccesso è questo? Non esiste proprio. Guarda, se noi obblighiamo le cellule a prendere gli zuccheri, noi dobbiamo guardare i fatti. Nessuno arriva a più di 100 anni mangiando pochi carboidrati. Ma come fa a dire una cosa del genere? Basta guardare tutti i centenari che ci sono sulla Terra tutte le ricerche che ci sono sulla longevità. È un discorso osservazionale, ma su questo certo, io posso anche comprendere. Ma è la ricerca più vera, quella osservazionale. Lei, Adriano Panzironi, a discapito di tutte le ricerche sulla longevità, ha scoperto che tutti gli ultracentenari che ci sono oggi sulla Terra hanno sbagliato Lei ha ragione se mi dice che non ci sono studi a lungo termine, è verissimo questo, ma per semplice fatto che questo stile di vita è stato inventato 15-20 anni fa, quindi certamente avremo dei grandi centenari fra 50 anni, ma la verità uno la deve andare a ricercare sulle funzioni biologiche. Ma veramente la Scars Day, che fu la prima low carb, è una dieta, quindi persone che facevano la Scars Day lo facevano per un periodo e poi ricominciavano a mangiare. Parliamo di longevità legata allo stile di vita, cioè io le dico che una persona che sta male rientra in salute, ragionevolmente invecchierà in salute. Ancora devo vedere una persona che peggiora con le patologie degenerative intanto e diventa bisogna un centenario. Essere molto cauti, perché considerando che ci sono parecchie ricerche scientifiche che legano un eccesso di proteine a 4 volte maggiore rischio di tumori, e considerando che la longevità è molto legata ai tumori, gli viene un tumore, difficile che campi molto. Allora, dottoressa, lei mi spieghi qual è la connessione tra proteine e tumore? Seguo quella con i carboidrati, però. La connessione tra proteine e tumore è che il primo bersaglio dei radicali liberi sono le proteine in eccesso. Pertanto, quando abbiamo delle proteine in eccesso... Ma chi li produce i radicali liberi, dottoressa? Come? I radicali liberi, chi li produce? I radicali liberi sono prodotti dal nostto organismo. Cosa sono i radicali liberi? Cosa sono? Lei lo sa. Cos'è un radicale libero? Allora, un radicale libero è un atomo che ha perso un elettrone, quindi praticamente ruba l'elettrone. Non è un atomo che ha perso l'elettrone, un radicale è un libero. Atomo che ha perso l'elettrone e lo ruba al è successivo. È una molecola che ha perso un elettrone perché
gli atomi sono composti da un nucleo e dagli elettroni che girano appaiati. Sì, ma gli atomi nel nostro organismo non viaggiano da soli, vanno raggruppati in molecole. No, poi diventano tutto quello che diventa un atomo, cioè qualsiasi cosa è composta da atomi, però esatto. L'ossidazione, il radicale libero. Qual è il radicale libero più famoso che c'è? È un atomo. Qual è il radicale libero più famoso che c'è? Beh, c'è l'ossidrile, ci sono tantissimi. E non sono atomi, sono molecole, sono fatti di più atomi. Sì, ma sono sempre o doppie molecole, sempre comunque a livello atomico stiamo parlando. Non stiamo parlando di una cellula, stiamo parlando di atomi che perdono comunque questo elettrone. Che succede? Ma dov'è che si producono principalmente questi radicali liberi? Questi radicali liberi si producono fondamentalmente nelle cellule. Per quale motivo? Perché c'è una, detto proprio in parole povere e facili, quando noi mangiamo in modo scorretto, per esempio, vado sul tecnico, non mi dico quando mangiamo male. Vabbè, ma stiamo parlando alla gente che il mio pubblico è in grado di capire tutto quello che lei dice. Riempie di paroloni difficili la gente si confonde, pensa, dottoressa, mamma mia, posso dire che i miei sono preparati. Che scienziato. Vabbè, facciamolo. No, però andiamo sul tecnico. Okay, dove si produce il radicale libero? Quando le reazioni biochimiche che avvengono nel corpo non avvengono in modo fluido. Ma quali sono? Nello specifico. Ma per esempio si possono produrre radicali liberi quando c'è l'esposizione ai raggi del sole. E questo è un fattore esogeno. Parliamo di un fattore endogeno. Il fattore endogeno quando per esempio il metabolismo. Come? Dottoressa, come? Lei mi dice il metabolismo. Mi spiega all'interno della cellula come si forma il radicale libero. I radicali liberi si formano quando all'interno della cellula le reazioni biochimiche non avvengono in un modo. Ok, quali sono queste reazioni biochimiche? Beh, ce ne sono tantissime. La più importante. Per esempio quella della produzione energetica. Ok, quindi dove? Quindi per esempio nel mitocondrio. Perfetto, che cosa accade? Perché un mitocondrio che di solito produce una certa quantità normale di radicali liberi a un certo punto incomincia a perdere nella sua catena ossidativa maggior quantità di radicali liberi? Perché avviene questo fenomeno? Avviene questo fenomeno quando il mitocondrio è sovraccaricato di nutrienti e quindi non riesce a svolgere bene le sue reazioni energetiche. Vicino, ma non è che il mitocondrio ha un eccesso di nutrienti. Il mitocondrio utilizza gli acidi grassi per poter fare questo ciclo di Krebs. Quindi non è un eccesso di acidi grassi che tra l'altro la cellula li prende solo se ne ha bisogno. Il problema, lei ha ragione sull'eccesso di nutrienti, ma i nutrienti sono i carboidrati. Perché quando all'interno della cellula entra un eccesso di carboidrati. Il carboidrato ha la priorità nella cellula, è come se avesse la corsia preferenziale. E questo cosa noi comporta? Alla disfunzione mitocondriale. Come? Porta alla disfunzione mitocondriale. Assolutamente. Allora io le sto dicendo, ritorniamo al concetto di prima. Quando una cellula è libera di assimilare i nutrienti che vuole, prende i grassi. E il cosiddetto glutto 1. Quando la cellula è libera, prende prima di tutto i carboidrati. No. Perché il nostro organismo ha questo gene risparmiatore che ci fa tenere da parte i grassi per avere quella riserva di energia. Perché io e lei non abbiamo difficoltà a trovare il cibo, ma ci sono ancora purtroppo tanti punti sulla Terra dove si muore di fame. A livello metabolico, per loro ancora questo è importante. A livello metabolico lei deve dividere il neurone, che certamente entra solo il carboidrato, e la cellula normale dove non entra il carboidrato. Che ha la priorità del carboidrato. Il carboidrato ma è lo diventa la priorità se è spinto dall'insulina nel GLUT4. Ma le cellule senza glucosio. Se uno non mangia il glucosio, per forza utilizza i grassi. Ok, e la cellula in quel momento ha una quantità corretta di produzione energetica dalla glicolisi. Dalla glicolisi escono fuori due particelle di ATP e due particelle di acido piruvico. Questo acido piruvico, grazie all'ossigeno, diventa acido lattico, entra all'interno del ciclo di Krebs e produce 35 ATP. Questa è la funzione energetica cellulare. Quando invece noi obblighiamo una cellula tramite l'insulina che stimola le porte GLUT4 a fare entrare qualsiasi quantità di carboidrato oltre GLUT1, a quel punto si ha un accumulo di acido piruvico, un malfunzionamento chiaramente del mitocondrio e comincia la produzione di radicali liberi. Sì. Allora, c'è un detto che a Roma. Poi asciughiamo perché siamo un pochino in ritardo. Un detto a Roma che dice il troppo stroppia. No, siamo romani tutte e due, l'ha sentito, no? Quindi, certamente un eccesso di carboidrati, ma soprattutto la qualità del carboidrato fa la differenza. Perché se io mangio zucchero a valanghe, per forza, se mangio una pizza lievitata 48-78 ore con tutta la lievitazione che scende. Dottoressa, lei si è misurata la glicemia dopo che fa la sua alimentazione a quanto è dopo un pasto? Assolutamente. A quanto arriva? Adesso 1.4.
Penso che la, non me lo ricordo, devo essere sincera, cioè il valore lei, preciso... Lei domani se la vado a misurare, lei volentieri. Dopo due ore arriva a 1.4. Me lo sono misurato l'altro ieri, no. però Va non bene. Mi ricordo. No, le arriva a 1.4 perché per la medicina dogmatica questo up and down è classico. Ma lei lo vede anche dei libri di biologia, no? Lei vede post-prandiale, sì. arriva a 1.4 Adriano, e poi scende Adriano, a 0.6. A noi quello è un eccesso di carboidrati. Non è che dobbiamo dare i numeri, no? Cioè, noi dobbiamo parlare di salute delle persone. Allora, ma la salute passa per le cellule. Sì, la salute passa per le cellule. Però se i dati di fatto ci dicono che un'alimentazione che è ricca di carboidrati a basso indice glicemico e con il giusto carico glicemico su misura, persona per persona, a seconda dell'attività fisica che fa... e dello stile di vita che fa, quello è il modo di portare longevità. Se io tolgo i carboidrati, produco a lungo andare un carico sui reni, sul fegato e un aumento del rischio di tumori di 4 volte. Ma non è vero, dottoressa. Come dottoressa, no? Ma studi allora, su migliaia e migliaia di persone. Allora, mi spieghi allora, le cellule tumorali. Tra l'altro, se lei... ha appena detto che non si possono fare studi della longevità sulla dieta low carb perché è nata ieri, è nata da 15 anni. Ma non allora che, per prudenza, perlomeno per prudenza... È stata riscoperta, non dice, è che è nata, è stata riscoperta. Dice, è stata riscoperta 15 anni fa. Ma allora per prudenza uno invece di dire guarda che sicuramente quelli che campano 100 anni mangiano carboidrati, però... Io sono sicuro che nonostante ci siano delle evidenze a lungo termine, sono sicuro che si campa di più ma mangiando low carb. Ma non è un problema di evidenza a lungo termine, è un concetto di capire come funziona la cellula. Lei sa perfettamente cellula tumorale che cosa utilizza ai fini energetici. Lei lo sa benissimo. Allora, che cosa utilizza la cellula tumorale ai fini energetici? La cellula tumorale, il primo cibo che utilizza sono le proteine. Mamma mia, dottoressa. Dottoressa, allora mi faccia capire una cosa. Allora risponda, dottoressa, risponda a questa domanda che è essenziale. Lei quando fa la PET, le danno una bistecca o un bicchiere di acqua e glucosio? Ma adesso non è che siamo qui a fare... No, dottoressa, è così. Cioè... Quando vogliamo vedere se ci sono delle metastasi, si fa bere al paziente un bicchiere di acqua con glucosio radioattivo e si va a vedere dove si ferma, perché le cellule tumorali utilizzano gli zuccheri. Lo sa perché, dottoressa? Perché le cellule tumorali disattivano i mitocondri, quindi l'unica possibilità energetica del tumore è l'attivazione della glicolisi e quindi hanno bisogno di zucchero. Questa è biologia. Qualsiasi cellula si nutre soprattutto di zucchero, ma la cellula tumorale... considerando tutto ciò che ancora si deve scoprire sui tumori, perché oggi non possiamo dire con certezza cose sui tumori, perché se sapessimo tutto con certezza oggi i tumori li avremmo sconfitti. Dottoressa, okay. lo sa quindi quanta la gente ricerca seguendo... sui tumori non è dogmaticamente già conosciuta. Ma purtroppo è dogmaticamente conosciuta perché ci continuano a dire che mangiare carboidrati come fosse un dogma, non come fosse una... Ma chi lo dice? Ma il carboidrato, cioè... Lei è mai stato in un reparto oncologico? L'ha mai sentito la frase sugar feeds cancer? Certo. Ecco, vuol dire lo zucchero nutre il tumore. Ma perché, allora perché lo continuano nutre? A suggerire? Perché continuano ma a suggerire? Perché lo zucchero è inteso come eccesso di zucchero ed eccesso di zucchero ad alto indice glicemico. Cioè oggi noi viviamo in un mondo dove lo zucchero, l'industria, lo mette dappertutto. Se io compro il pesto, non faccio nomi di marche, guardo valori nutrizionali, zucchero 5%, cioè in ogni 100 grammi di pesto io mi trovo un cucchiaino di zucchero, sì, me lo trovo nei dati da brodo. Ma ci sono 80 grammi di zucchero nella pasta, dottoressa? Cioè noi ci quello preoccupiamo del 5%. Quello è carboidrato a più basso indice glicemico. Ok, ma una volta digerito nell'intestino, cosa diventa quel carboidrato? Ma è la velocità ma cosa che diventa? Fa male, come dicevo nel video che lei ha citato prima. Ma anche il carico glicemico, dottoressa, anche il carico... Allora, lei sa perfettamente che nel sangue abbiamo 5 grammi di zucchero per litro sanguigno. Se io consumo 2000 calorie, ok, quelle 2000 calorie mi devono venire a contagocce per il 50-55% dai carboidrati a contagocce, ma però quindi io devo abbassare la velocità assorbimento. Lei sta ovviamente ha verificato che c'è un problema del carico indice glicemico, quindi giustamente cerca di somministrare un'alimentazione che cerca di appiattire questo picco glicemico, ma non si risolve perché il carico glicemico non lo risolve, perché quando introduce 300 grammi di zuccheri nelle 24 ore, per quanto può fare, non riuscirà mai a risolvere questo problema. Perché? Per il semplice fatto che noi nel sangue abbiamo 0,8 grammi per chilogrammo corporeo, lei in questo momento ha nel sangue 4 grammi di zucchero.
4 grammi è quello che consuma il nostro corpo ogni ora di zuccheri per il cervello. Lei si mangia 100 grammi di pasta, magari facciamo la Carbonara Evolution, sono 180 grammi di zucchero. Questi 80 grammi di zucchero, anche se arrivano diciamo un po' per volta, comunque si vanno molto poi a sommare, molto però si vanno a sommare comunque a quello che ha mangiato la mattina, perché chiaramente la digestione non è soltanto in 3 ore, però la io la mattina consumerò delle calorie prima di arrivare. Io mangio la mattina perché ho bisogno di quell'energia e la brucio durante la mattina. Ma non la brucia, poi, dottoressa, non la brucia? Come non la brucio? Brucia ma brucia se io un'energia consumo diversa. Durante tutta la giornata 2000 calorie, le devo dividere ma pure durante il sonno o brucio? Ma certo, assolutamente sì, però se consuma i grassi la sua glicemia rimane sempre nella stessa condizione, a 0,8. Ma la glicemia che cioè non è una malattia, la glicemia, no, la è glicemia uno che stato supera fisiologico, allora, normale, dottoressa, è una malattia quando mangio male, come mangiamo il 90% degli italiani. Allora, dottoressa, lei sa perfettamente che a un certo punto gli italiani cominciano a mangiare anche quei 100 grammi di pasta, mantengono la glicemia a 1,4 nei 60 minuti successivi all'alimentazione, dopodiché questa glicemia scende a 0,6, però cosa, a un certo punto ma dopo 30 anni incomincia la patologia del diabete. La scienza mi ha dato gli strumenti per poter tenere a bada la glicemia, perché il colesterolo, meglio, il metabolismo, mangiando carboidrati. Potrebbe fare meglio. Va bene, adesso io però devo, ma scusate. Ma non capisco perché davanti all'evidenza uno dice no. È come dire, guarda, quando io sono andata a Boston e chiudiamo sì, lo scienziato che mi affiancava, un italo-americano, professor Angelo Azzi, mi disse, guarda che in Italia non si fa scienza, si fa filosofia, perché ogni nutrizionista ha la sua idea totalmente slegata dal mondo scientifico e si batte fino all'ultimo convinto. Però che posso quella dire che la riconosco, ma questo. Se la scienza va avanti. Io ne approfitto perché ma se la scienza va avanti non ho visto nessun uno punto deve di congiunzione forte come questo, insomma si fa filosofia e si fa una filosofia anche di alto livello. Allora io vi regalo, però dovreste essere veramente ligi, 40 secondi a testa per dare un messaggio l'uno all'altro di qualunque genere esso sia, però veramente dentro i 40 secondi. Dottoressa Manzi. Allora, io intanto volevo solo ringraziare di questo confronto Adriano, che è un confronto che ho accettato dal primo momento che ci siamo visti. Per me è stato un piacere stare qua, stare con voi anche a casa, e auguro tutto il bene del mondo ad Adriano, al suo futuro e anche a voi. Grazie. Adriano. Beh, io ovviamente ringrazio di cuore perché è stato un confronto veramente simpatico, poi davvero l'ho conosciuta di persona, la dottoressa è una persona splendida, quindi davvero anch'io le auguro un futuro di successo e le auguro un futuro dove potrà anche cambiare idea e curare meglio i propri ma pazienti. Sicuramente, ma se domani la ricerca scientifica mi dicesse che devo cambiare idea, io la cambio. Benissimo. Assolutamente. Io spero di riavervi quanto prima qui per fare un continuo di questo confronto, sperando che entrambi accettiate. Grazie davvero e adesso ci congediamo con le nostre live, nonostante non abbia parlato ho la voce roca, le nostre live 120 stories in trasferta a Padova ancora una volta. Grazie dottoressa Manzi, grazie Adriano. Grazie a voi.